Lettrezzino è un blog letterario che nasce nel 2006 semplicemente da una mia esigenza di comunicazione. Io amo da sempre i libri e la letteratura e nel 2006 sentivo l'esigenza di entrare in contatto con diverse persone stando fermo a casa, quindi apro questo blog con l'intento però ecco non tanto di raccontare delle cose mie personali, quanto piuttosto quello di creare una piattaforma per mettere insieme sostanzialmente diverse voci, quelle di scrittori, lettori, librai, critici letterari e giornalisti. Questo è lo scopo del blog, proprio l'idea è quella di creare un luogo di incontro, perché questo è poi il sottotitolo anche del blog. Piano piano ecco, il blog comincia ad avere successo, comincia a girare, comincia a nascere veramente un interesse intorno al blog, fino a quando poi il gruppo L'Espresso, quello di Repubblica, mi chiede di inserirlo tra i suoi blog d'autore, quindi riceve questo ulteriore marchio, tra virgolette, che dà ulteriore credibilità al blog. In questo momento ho una mail list molto ricca, circa 10-12.000 iscritti, e semplicemente organizzo degli incontri online, dei dibattiti culturali che hanno al centro molto spesso libri. Invito a partecipare alla discussione gli stessi autori dei libri di cui parlo, per esempio ho avuto il piacere di ospitare anche Tacia Maraini. Da dove deriva il nome Letteratitudine? Come te lo sei inventato? Ecco, Letteratitudine è una sorta di acronimo, possiamo dire, unisce due nomi, quindi letteratura per esempio più latitudine, oppure letteratura più solitudine, letteratura più longitudine, letteratura più attitudine o inettitudine, insomma, possiamo interpretarlo. Come hai sviluppato la passione per la letteratura e il desiderio di utilizzare lo strumento del blog per farla circolare? Ma guarda, la passione per la letteratura ha origini antichissime, io leggo e scrivo fin da ragazzino. Il blog è semplicemente un medium che consente oggi di poter ecco, veramente unire voci, sguardi, punti di vista nell'ambito di un confronto che è al centro dei libri oppure la cultura. Per esempio, uno dei post che considero una sorta di pietra miliare del blog riguarda proprio questo, la rivoluzione internet. Io a un certo punto, era il 2007, posi una domanda un po' provocatoria chiedendo chissà cosa avrebbe detto oggi Pasolini, no? Internet oppure anche dell'esperienza del blog, e questo lo dissi pensando a una famosa intervista che Pasolini rilasciò negli anni 70 a Enzo Biaggi sulla televisione come medium. Pasolini era molto critico nei confronti della televisione perché lo considerava come un medium di massa capace di allenare e diversificare e che però era anche antidemocratico perché creava appunto una distanza da chi parlava sul video e chi ascoltava. Ecco, io cosa ho fatto? Ho preso questa intervista che era disponibile su YouTube, perché il blog consente anche questo, di creare dei tasti interattivi, ma di inserire anche delle immagini e dei video, e poi ho creato una discussione invitando anche altri scrittori, giornalisti, critici, e ne è venuto fuori che, ecco, probabilmente, a differenza della televisione, sicuramente internet è un mezzo di comunicazione più democratico, cioè nel senso che non ci sono barriere da questo punto di vista. Non sappiamo se ci libera ecco, dal rischio di mercificarci o alienarci, ma io dico sempre che quello è un problema che non dipende dal medium che utilizziamo, ma proprio dall'uomo che lo utilizza. Di recente hai creato un nuovo spazio chiamato Letteratitudine Chiama Mondo. Di cosa si tratta? Esatto. Questo proprio per sottolineare anche le potenzialità della rete. Cioè, chiaramente poi, internet come qualunque altro medium ha dei pro e dei contro. Cioè, io stesso a volte ho avuto modo di sottolineare. Però ecco, le potenzialità che offre sono enormi. Allora, a un certo punto mi è venuto in mente questa idea di creare una sorta di ponte per unire sostanzialmente noi qui in Italia, appassionati di letteratura, di libri, con gli italiani residenti all'estero, anche se appassionati di libri e letteratura, e gli italianisti di tutto il mondo, facendomi supportare magari dagli istituti italiani di cultura, sparsi un po' ovunque, la società Dante Alighieri e altri enti. Ora chiederò appunto il supporto anche al ministro degli esteri, quindi mi viene in mente questa idea, cioè utilizzare il blog, che adesso qui in Italia veramente sta andando molto, molto bene, creando una sorta di forum permanente, ecco, diciamo così, capace proprio di unire gli italiani sostanzialmente sparsi per il mondo, appassionati di libri e di letteratura, ma anche di fornire notizie su quanto si svolge al di fuori dei nostri confini nazionali in tema di cultura e letteratura. Ti stai rivolgendo ad un pubblico perfetto, perché di italiani in Australia ce ne sono parecchi. Lancia il tuo appello per Letteratitudine Chiama Mondo. Intanto sì, saluto tutti gli amici australiani e vi invito a intervenire proprio per raccontare anche la vostra esperienza proprio su questo spazio che si chiama Letteratitudine Chiama Mondo.
ma anche in generale sugli altri dibattiti. Insomma, vi aspettiamo, l'idea è proprio quella di creare questa grande rete che travalichi qualunque tipo di confine spaziale, ma anche temporale. Ci puoi ricordare l'indirizzo del tuo blog? Allora, l'indirizzo è www.letteratitudine.blog.cataweb.it. Massimo, ti faccio un'ultima domanda. Raccontaci qualche episodio divertente, qualche rubrica che hai creato, qualche commento o reazione di rilievo che hanno suscitato i tuoi post. Il blog è nato nel 2006, quindi al mese di settembre di quest'anno compirà 3 anni. Qualche mese fa è nato un libro, proprio tratto dall'esperienza del blog, si chiama per l'appunto Lettera Attitudine, il libro è una sorta di disagio, rassegna stampa, cioè una cosa veramente nuova, che raccoglie proprio le esperienze più belle svolte in questi 2 anni di attività del sito di Lettera Attitudine. Ma guarda, per esempio, una cosa molto molto bella, anche la possibilità di coinvolgere scrittori magari appartenenti a generazioni antecedenti alla mia, penso per esempio a Ferdinando Camon, no? Uno scrittore classe 1935 che ha vinto il primo Stega, il Campiello. Una cosa particolarmente bella è il riscontro che il blog ha avuto anche rispetto ai quotidiani qui italiani. Per esempio lo stesso Camon in un articolo sulla Stampa, parlando proprio di questo blog e del libro che è uscito poi in seguito, a un certo punto scrive una frase veramente forte, facendo riferimento anche alla classica terza pagina dei quotidiani, no? E quello a un certo punto ha scritto che questo blog è una pianta che nasce sulla pietra tombale della terza pagina, quindi è una frase veramente forte, importante, ne approfitto anche qui per ringraziarlo perché è veramente una cosa che mi ha riempito di gioia.